Era la fine di gennaio, stavo tornando dall'università sui mitici treni delle Ferrovie Nord a casa quando ricevo una telefonata. Sono Beppe e quando lui mi chiama ha sempre bisogno di rompermi le scatole sulle sue cose, chiamiamole di carattere politico o no. E credo di avergli risposto di primo acchito non molto educato, un po' rigido. Cosa vuoi? Cosa c'è? Sai, ho fatto un libro. Ancora un libro dei ricordi socialisti, spero di no. No, no, è un libro serio, mi devi fare la prefazione. E gli ho detto, sì, ma se non mi mandi il libro, che prefazione a po' la inventi? Allora, dopo, voi sapete che ha un rapporto con l'orologio molto strano, se ha bisogno le ore corrono, se non ha bisogno non trova l'orologio. Dopo circa neanche una ventina di ore, il pomeriggio del giorno dopo, avevo già le bozze del libro. Allora ho cominciato a sfogliarlo. L'ho visto, mi sono posto il problema e gli ho detto, ma chi gliel'ha fatto fare di scrivere un libro che è il peana, cioè il necrologio di come la classe politica italiana ha distrutto un ente che è nato il 1° gennaio 1948 con la Costituzione italiana ed è entrato in vigore 22 anni dopo, che documenta come lui non sia strano nei rapporti col tempo, ma abbia imitato la classe politica. Nel senso ci ha messo 22 anni a far entrare in funzione l'ente regione, che intanto funziona male, perché ancora oggi la regione è un ente intermedio dal punto di vista della formazione della classe politica, è un ente intermedio dal punto di vista del potere politico, è un ente intermedio dal punto di vista dell'immagine che il cittadino ha dell'autorità. È qualcosa che, quando uno è onesto con se stessi, non capisce che funzione propositiva abbia concretamente nel quotidiano. Come abbia cambiato dal 70 a oggi la realtà della gente comune? Una cosa diversa dal comune, perché si va in comune, una volta si andava in provincia per altre cose, soprattutto per la caccia, il porto d'armi, il problema dei rifiuti e l'ecologia e via di questo passo. La regione è sempre stata vista come una cosa burocratica, intermedia. Perché questo? E questo libro lo documenta. La classe politica regionale, l'esempio è quello della Lombardia, ma ho prefatto anche un libro che riguarda la classe politica calabrese. Siamo tutti uguali. La regione è o lo scalino dell'ascesa del politico di turno o lo scalino della discesa del politico di turno. Il concetto della rappresentanza del territorio, degli abitanti, della rappresentanza sociale, dell'identità territoriale, è un concetto che è usato nei comizi preelettorali, ma a cui non corrisponde mai né la figura dell'eletto né l'azione politica dell'eletto stesso. Se voi andate ad analizzare gli eletti tra il 1970 e il 2010, poi vi farò un piccolo sondaggio, cito pochi nomi, così non offendo nessuno, e vi accorgerete che, primo, Milano ha avuto solo il primo presidente come città della giunta regionale, ma di fatto è la regione Lombardia. La regione Lombardia la potremmo chiamare la metropoli di Milano, perché come politica tutto parte da Milano e il resto del territorio, salvo rari casi e in pochi momenti storici, non ha mai avuto un peso nella programmazione di intervento e nel ruolo stesso della regione nel territorio di sua pertinenza. Ricordatevi che prima della riforma del titolo 5 la regione già aveva le sue autonomie dal punto di vista legislativo un po' più limitate rispetto a quelle attuali, ma non sono mai entrate in vigore pienamente, e la regione non aveva solo una funzione di decentramento, cioè poteva legiferare in certi ambiti. Sapete che vi è un contenzioso tra regione e Stato, soprattutto sulla realtà del territorio, cioè dei piani territoriali e sulla realtà sanitaria, in secondo luogo, in terzo luogo sul problema dell'istruzione, cioè della cultura, nella quale lo Stato abroga a sé dei compiti che invece, se interpretiamo chiaramente qual è lo spirito del titolo 5, sono compiti chiaramente regionali. Ma in questo quadro quello che mi interessa di più è capire perché Milano ha avuto solo il primo presidente della regione. Tanto regionalista che appena gli hanno offerto lo scranno a Roma se n'è andato a Roma, anche se si chiama Piero Bassetti ed è stato uno dei presidenti, direi, più propositivi che abbia avuto la regione Lombardia dal punto di vista del tentare di costruire un'opera significativa che trasformasse la regione
in qualcosa che la gente capiva che funzione avesse. Andate a chiedere oggi, o chiedetevi voi stessi, che funzioni ha la regione oggi. Date la risposta che volete, ci mettete mezz'ora e la risposta non è esaustiva, non è chiara. Il comune sapete cosa vi dà. Magari vi dà solo la carta d'identità, oppure chi ha dei problemi vi consente di avere permesso A, B, C, D. La regione ci ha dato la tessera sanitaria, che è diversa, che adesso la devono cambiare, dobbiamo spendere l'ira di Dio, ma al di là di questo la gente nella sua quotidianità non si accorge. Ma il libro di Nigro è un libro che non è scritto in maniera leggibile facilmente, è un libro che fa ragionare, è un libro le cui tabelle hanno indubbiamente richiesto grande tempo, anche perché la regione Lombardia, oltre a non avere un'immagine, non ha una storia sua, non ha conservato una sua storia. Vuol dire andare a ricostruire l'elenco di tutti i consiglieri, dell'attività di tutti i presidenti del Consiglio regionale, che è il Parlamento della Regione, andare a vedere tutta l'attività delle diverse giunte regionali. Non è molto semplice. Non è semplice proprio perché non vi è dietro una cultura del regionalismo e del ruolo della Regione. Pensate che tra il 1943 e il 1945 c'è stato un grande dibattito all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale attorno alle autonomie regionali. E bisogna dire che prima i socialisti e i comunisti erano favorevoli all'istituzione delle regioni ed erano contrari ai democristiani. Dopo invece, dopo le elezioni del 2 giugno 1946, cambiò. Socialisti e comunisti erano un po' titubanti e i democristiani erano favorevoli fino a un certo punto, perché i risultati elettorali avevano dimostrato, usando in senso positivo le macchie del leopardo e non in senso negativo come le ha usate qualcun altro, e si erano accorti che nell'Italia centrale, se fossero entrate in vigore le regioni come diceva la Costituzione, il partito di maggioranza relativa, sarebbe, cioè la Democrazia Cristiana, sarebbe stato sempre in minoranza. Le regioni sono arrivate a fare nel 70, il 70 è un anno mitico, è l'anno in cui le promesse sembra che diventino realtà, è il frutto finale da un lato della lotta del 68 molto politico da una parte e poi foriero di quelle avventure che sarebbero poi sfociate da un lato nel terrorismo e dall'altro lato nella fine concreta delle riforme nel nostro paese, ma è anche il periodo nel quale porta alla lotta dei lavoratori per ottenere lo statuto dei lavoratori, che oggi è dimenticato, ma non se non ci fosse con questa crisi probabilmente noi cittadini comuni staremmo peggio. Lo dice lo storico, non lo dice un ideologo e non lo dice un uomo che ha le sue scelte personali, è la realtà che lo dice. Il 70 era anche l'anno, e fu anche un anno estremamente importante, nel quale il nostro paese dal punto di vista del PIL si trovava all'apice e purtroppo era già foriero, meno di 4 anni dopo saremmo arrivati alle taglie alterne, alle domeniche senza macchine, alla crisi per l'aumento del petrolio, no? Ma l'Italia nel 70 era all'apice, direi, della sua ricchezza, figlia del boom economico esploso all'inizio degli anni 60. La gente non voleva più la 600, la macchina era diventata la macchina media, la Fiat 850, o Giovanni La Mera, come viene chiamato in maniera simpatica Giovanni Agnelli. In Piemonte dominava ancora, si era passati dalla macchina media che era la 600, non la 500 come ci fa credere oggi Marchione, la macchina sognata dagli italiani che vedevano la Scio raddoppia era la 600, la 500 era più vicina. Scusate, poi divenne la Fiat 850, qualcuno se la ricorda, magari ce n'è in giro, forse ce n'è qualcuno ancora che gira in città, a Saronno o nei dintorni. Ebbene, entra in vigore nel 1970 con le prime elezioni amministrative la regione. Andiamo a vedere gli eletti così come ha fatto con grande scrupolo e grande neutralità Nigro nella sua ricerca, che è una ricerca frutto di un lavoro di dottorato all'Università di Pavia, io lo dici che l'ho citato, così è contento, con il professor Rugge, che dal 1 novembre sarà il nuovo rettore della stessa università, che è ordinario di storia delle istituzioni politiche alla facoltà di scienze politiche. Lo dice benissimo, il personale che diventa consigliere regionale è tutta una classe politica già vecchia,
una classe politica che è figlio di quel vecchio cursus honorum che il 68 aveva criticato, ma che non era riuscito a cambiare, sia nella cursus honorum, vuol dire la costruzione di una carriera strettamente legata al partito e al concetto non di merito, ma al concetto di fedeltà. Voi sapete che in democrazia il voto è sinonimo di rappresentanza politica. Io ti voto perché ho fiducia in te su questi temi, perché sui temi che tu dici di voler perseguire sono d'accordo con te. È chiaro che se invece del merito e della rappresentanza predomina la fedeltà politica, l'eletto fa quello che poi hanno fatto. Cioè ha iniziato a nascere proprio a partire da questi anni questa differenziazione di linguaggio, ma anche di logica e di comportamenti tra la classe politica e la gente comune, che poi avrebbe portato alle crisi degli anni 90, alla fine della cosiddetta Prima Repubblica, che non è mai fallita. Voi sapete che una Repubblica cambia quando cambia la sua Carta Costituzionale. Grazie a Dio la Carta Costituzionale non è cambiata, anche perché l'hanno attuata molto poco, e quindi siamo ancora nella Prima Repubblica, non, come dice qualcuno, sta per iniziare la Terza e già finita la Seconda. Tanto anche questo, per usare un linguaggio mai proprio, serve solo a confondere le idee per non cambiare nulla. Il problema è che cambiamo il contenitore ma non cambiamo il contenuto. Nel 70, nonostante quel famoso libretto, quello famoso della programmazione, il progetto 80, ve lo ricordate, a cui avevano partecipato tutti gli intellettuali dell'area laica, ma anche dell'area della sinistra cattolica, coordinato da Piero Bassetti, che veniva dalla sinistra di base, dalla sinistra cattolica della Democrazia Cristiana, che parlava di programmazione, di merito, parlava di trasparenza, di palazzo di vetro per quanto riguardasse la realtà dell'attività del Consiglio e delle giunte regionali, rimase un enunciato. Ma la cosa peggiore è che rimase enunciato con lo spirito per il quale si vedeva nella regione una nuova linfa vitale per rinnovare la vecchia classe politica del paese. Ormai coloro i quali erano stati figli del periodo 43-45 veleggiavano attorno ai 70 anni, quindi appartenevano a una classe dirigente che volgeva al tramonto. Ma il ricambio non era da farsi solo a livello generazionale, ma doveva essere anche un ricambio dal punto di vista dell'approccio, dei contenuti e della rappresentanza, cioè di coloro i quali devono essere gli uomini nuovi. E voi andate a vedere gli uomini nuovi della regione Lombardia, non ve n'è uno. A oggi, al 2010, non vi è un uomo nuovo e innovativo in questo senso, ma sono tutti figli di quella logica dei partiti che Nigro è andato a rivedere nei tre capitoli del libro in maniera molto appropriata. Vi è solo una figura che poi ha macchiato la sua carriera politica, è un socialista, è un caso che sia un socialista, era Bertemati, che ha dedicato tutta la sua vita alla regione, ad affermare il ruolo della regione, la rappresentanza politica, la territorialità e via di questo passo, cioè la specificità della regione rispetto al Parlamento, rispetto alla provincia, rispetto al comune, ma quando gli si è prospettato il Parlamento europeo ha accettato subito dopo un quarto d'ora. Anche questo è segno di una certa logica che ci ha portato all'oggi, ci ha portato a una distanza nei confronti di questa regione e ci ha portato a vedere i consiglieri regionali sentirsi un po' dei mandarini estranei, perché io devo giustificare le spese che ho fatto, le ho fatte perché sono un politico e via di questo passo. Scusate, spengo, ma avrete già capito come tutti gli storici non sono re della tecnologia, ero convinto di averlo spento, scusatemi. E questo cosa significa? Significa anche che la cosiddetta questione femminile attorno alla quale ci rompono le anime. Nella regione Lombardia, e lui ha dedicato l'ultima parte nel terzo capitolo su questo, è sempre stata una questione non che partiva dal concetto, cioè e dalla realtà, il ruolo fondamentale della donna nella vita quotidiana, ma sempre una questione che è stata e ancora oggi è secondaria rispetto alla logica del movimento o del partito e rispetto quindi a quel concetto di cursus honorum, di obbedienza, di maglietta portata, che è un po' diverso dal concetto invece di territorialità e di rappresentanza sociale.
In questo quadro ovviamente ci sono delle piccole eccezioni, lui opportunamente non ha messo l'indice dei nomi, perché sennò la gente va a vedere i nomi e così costringe i consiglieri regionali, i pochi che avranno la bontà, perché avranno la bontà di leggere il tuo libro e di andare a sfogliarselo tutto per vedere quante volte ci sono, poi magari si accorgono che Formigone è citato 22 volte e si incazza perché Bassetti è citato 44 volte, è per fare un esempio molto semplice, Adamo in provincia di Varese è più citato, allora l'Alfieri si arrabbia perché lui è citato poco, l'è citato fin troppo, perché anche lui, che ne dica, uomo nuovo ma è figlio del vecchio modo di fare politica. Questo è un libro, signore, che non racconta bugie, dice la realtà com'è, ci dimostra il perché della crisi delle istituzioni di oggi. Non è una crisi dell'istituzione, è la crisi di chi rappresenta le istituzioni, perché la rappresenta la società ancora in un modo vecchio, superato dalla realtà e superato soprattutto dai problemi contingenti che la realtà pone agli amministratori. Non è un caso, da questo punto di vista, che se voi andate a vedere le ultime elezioni amministrative comunali e le ultime elezioni amministrative regionali, vi accorgerete che il numero di donne presenti nei consigli comunali è in percentuale di gran lunga superiore alle donne presenti in consiglio regionale e hanno una rappresentanza, cioè quella rappresentanza politica, portano avanti i valori, i pensieri di persone concrete e reali, non i pensieri della scelta A o della scelta B. La Finocchiaro e la Santanchè chi rappresentano? Sono donne, ma se fossero uomini non cambia. Uomini, la sensibilità è uguale, rappresentano due logiche di due partiti diversi e nulla hanno a che vedere col loro ruolo di essere donna e col loro ruolo di rappresentanza di un certo tipo di elettorato. Rappresentano un certo tipo, una certa concezione di partito politico che indubbiamente, se il nostro paese vuol cambiare, deve mutare. È un libro denuncia, detto in maniera sommessa perché negro sembra un leone, ma di fatto più con leone della Pantegana, ma da Kibalos, Cassafamia, Catania, anche dal veleno. Per chi non sapesse il francese di Saronno, è un topo che non si fa raccogliere neanche se gli mettono il peggiore dei veleni. Ho tradotto bene? Ma vi è una frase, spero di trovarla perché mi è caduto il libro, vi è una frase significativa. Allora vi leggo la prima frase, la presa da Norberto Bobbio. Norberto Bobbio ormai è diventato un po' come la Bibbia. Quando era vivo era un uomo dal carattere impossibile. Potrei dire, è stato uno dei miei maestri, uno stronzo di settima categoria a livello dei rapporti umani, perché non ascoltava mai. Lui aveva sempre il terrore di essere usato dagli altri. E questo l'aveva reso un uomo di una lucidità e di un'acutezza unica. È vero che qualcuno lo definì intellettuale dei miei stivali, ma Bobbio è morto con gli onori di tutti. Qualcun altro non è morto con gli onori di tutti. E vi è questa frase di Bobbio, meglio, vi è una riga, che ve la leggo, che è estremamente significativa attorno al concetto di democrazia. Voi sapete che la democrazia è un po' come il detersivo. Tutti lo usano, ma pochi lo usano bene. Poi la colpa è del detersivo, probabilmente la colpa è di chi usa il detersivo male e chi usa male il concetto di democrazia. Che la classe politica costituisca una realtà a sé stante rispetto al resto della popolazione è perfettamente percepito da coloro che non vi appartengono. Allora è chiaro che questa è una chiave di lettura alla quale si è applicato Nigro del rapporto tra istituzioni e società. La chiave di lettura che dice, vediamo chi sono i governanti, da dove provengono, come sono state elette, chi rappresentano, che fine hanno fatto, cioè la loro carriera, chiamiamola, professionale politica. B, vediamo la gente, cioè la territorialità, la rappresentanza politica che dovrebbero rappresentare, come c'entra oppure se non c'entra. E questo libro la denuncia. C'ero anch'io, ma non lo sapevo, potrebbe essere, c'ero anch'io vuol dire la gente comune, dal 70 a oggi, ma non lo sapevo, perché non siamo riusciti a incidere un po', probabilmente anche colpa nostra, perché troppo comodo da sempre colpa gli altri. Ma il dato significativo è questo. E accanto a ciò vi è un altro aspetto che Nigro non ha potuto sottolineare, ed è il problema della legislazione
chiamiamola amministrativa politica a livello regionale, che è rimasta molto arretrata, progetto potrebbe intervenire visto la sua bravura professionale. È una legislazione che si richiama ancora per i rami come logica alla legge comunale e provinciale di Urbano Rattazzi del 1859, quindi pensate ai tempi in cui Berta Filava, ai tempi nei quali Saronno era una cittadina di villeggiatura e non uno pseudo dormitorio come è diventato o sta diventando. Primo dato, problema della legislazione. Secondo dato, questo libro lo accenna tra le righe, e la burocrazia regionale, che burocrazia è? Come si è formata? Che legami ha con la classe politica? Perché noi spesso diamo la colpa ai ministri, ai sottosegretari, ai consigli provinciali, ma molto spesso chi comanda è la burocrazia, che ha tutta una sua logica e ha tutta una sua normativa che non è mai stata cambiata. Non è riuscito neanche nel ventennio del regime fascista a cambiare questa logica, ed è uno dei punti deboli del rapporto tra cittadino e istituzioni. Quindi alla frase di Bobbio dobbiamo aggiungere la terza categoria, che dovrebbe essere intermedia tra la classe politica e i cittadini, che è chi rappresenta diviso il funzionario, chi rappresenta diviso la gente comune. Io per spiegare quanto la burocrazia sia estranea dalla gente uso un verbo che chi viaggia sulle Nord dovrebbe saperlo, ma adesso non chiedono più biglietto perché ci sono i tornelli a Cadorna, quindi si accontentano della barriera a Cadorna. Obliterare, ma è possibile che loro non devono usare il termine timbrare, no, obliterare, cioè tutti questi termini burocratici difficili, perché? Cosa c'è dietro? C'è dietro quella vecchia concezione dell'Italia appena nata nel 1861, per la quale il funzionario dello Stato doveva anche creare un'immagine di identità e di coesione da imporre a una realtà che era una realtà composita, che era stata formata da ben 8 stati riuniti assieme con l'unità del paese dal 17 marzo del 1861. Allora, in questo quadro non vi deve spaventare l'andare a vedere l'analisi di tutti questi consiglieri regionali, le loro memorie, o andare a vedere cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, la loro rappresentanza, un quarto dei quali ha tentato in tutti i modi e metà di loro ci è riuscito di finire in Parlamento. Occorre dire che dal punto di vista del ritorno dal Parlamento alla Regione, la Lombardia è una delle regioni nella quale gli elefanti sono tornati molto pochi e significativi, sono durati altrettanto poco. Ma in questo quadro è significativa anche la vicenda dell'ultimo lungo presidente della Giunta regionale lombarda, Promove Taremove, che è stato mandato a Roma, eletto in Parlamento, così come è significativo che qualcun altro, l'attuale vicepresidente del Consiglio regionale, abbia rinunciato al seggio parlamentare a Roma a favore della vicepresidenza, anche perché è costretto dalla logica del partito. Come vedete, non è la logica della rappresentanza, ma è la logica del partito, la logica di una scelta di campo. Questo non vuol dire accusare il partito politico di essere insensibile alla realtà, vuol dire accusare il partito politico di essere venuto meno a quello che è stato il suo principio, per cui è nato il partito politico. Il compito del partito politico è quello di diffondere, aumentare, difendere una concezione dello stare assieme, dell'autorità e della rappresentanza politica, non di gestirla. E questo è il dato fondamentale attorno alla quale poi è nata la partitocrazia, è nata la crisi delle istituzioni e nel contempo si è creata questa ascesa di una classe politica decisamente estranea alla gente comune del territorio di rappresentanza, cioè di pertinenza e di territorialità. In tutto questo quadro voi se andate a vedere i dati, cioè le tabelle che sono riportate, parlano da sole. Questo libro può essere confutato come volete, ma parlano i numeri, cioè la realtà, la professionalità della maggior parte dei politici. L'80% viveva di politica, si vive per la politica, non di politica, dicevano i nostri vecchi. Cito 3 nomi significativi che appartengono alle 3 aree culturali del paese, così non si offende nessuno. Uno era Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare, l'altro si chiamava Cristiano Fodignola, prima azionista, poi grande socialista, e il terzo
era un signore che è stato dimenticato, professore di lettere, poi è stato segretario del Partito Comunista, l'ultimo segretario intelligente del Partito Comunista che non usava gli animali e conosceva il congiuntivo e il condizionale, si chiamava, mi sembra, professore di lettere classiche, molto sottile, il cui libro sugli italiani internati in Germania, 680.000, venne bloccato dal Partito Comunista in primo luogo, Palmiro Togliatti, per 22 anni, poi fu pubblicato quando Natta non era più segretario del PC, quindi fu pubblicato 37 anni dopo. Questo, perché ve lo dico questo? Perché questi personaggi sono stati i primi a sostenere che vivere per la politica significa avere sempre in mente la teoria del confronto. Cosa dico a chi mi ha eletto? Voi avete mai assistito a un rendiconto? Non in campagna elettorale, quindi fasullo perché non puoi controllare, di tutta una serie di eletti, sia in regione, sta parlando della regione o meno, ai loro elettori, di quello che hanno fatto per il territorio, al di là del nepotismo personale che è un'altra cosa, non ha nulla a che vedere con la rappresentanza politica e con la territorialità. Questo dobbiamo dirlo, ma è anche colpa nostra, e via di questo passo. Sento molti che mi ricordano il periodo aulico delle Ferrovie Nord e dell'Augusto Lezzone, quelli dicevano Giustini aveva bisogno, era proprio bravo Augusto Lezzone, perché li aiutava tutti. Lui aveva interpretato in senso paternalistico lo spirito della territorialità. Uno può dire piuttosto che niente, era meglio così. Poi la magistratura ha risposto in un modo diverso, che forse era meglio interpretarlo in un altro modo, un po' più corretto, senza offendere la persona Rezzonico, ma l'ho citato come dato perché siamo a Saronno, potremmo citarne molti altri. Ma il dato significativo è, signori, noi a Bologna si ricordano il sindaco di Bologna, il mitico sindaco Fanti. A Milano si ricordano il mitico sindaco della Milano Greppi, il mitico sindaco della Milano della ricostruzione della Scala in un anno. Oggi ci hanno messo un anno per creare un consiglio di amministrazione dell'Expo, dopo un altro anno ne hanno creato un altro, tanto per dire le differenze delle persone e lo spirito, il background che hanno. A Saronno vi ricorderete qualche bravo amministratore, ma a livello regionale chi si ricorda qualche amministratore significativo del territorio? È stato addirittura un presidente di una giunta regionale che due mesi dopo che era decaduto da presidente è stato espulso dal suo movimento, Arrigoni Valtellinese della Lega, perché era considerato contrario allo spirito e al principio del suo movimento. Vi sono stati altri presidenti invece che hanno seguito una carriera estremamente significativa fuori dalla regione e stanno svolgendo un compito tipo Guzzetti, che può piacere o no, ma estremamente operativo, e attraverso la fondazione della Cassa di Risparmio un compito anche di intervento sul territorio, quindi di territorialità. Ma a livello regionale l'immagine, il carisma, al di là di tutto, non c'è. Guardate lo stesso Formigoni. Da quando non è più presidente, nel giro di 20 giorni è scomparso, sia dai giornali, qui dovremmo aprire poi un quadro sulla stampa, che è molto libera in teoria, ma in pratica è molto, come dire, abbastanza allineata alla logica della società dominante. E Formigoni, dopo neanche un mese che non era più presidente della giunta regionale, è scomparso dai giornali e prima appariva fin troppo. Adesso appare ogni tanto, io lo sto dicendo come dato storico, né come nostalgia né come gioia, la cosa non mi interessa, la persona non mi interessa, ma è l'analisi per cercare di ricostruire e capire il perché di questa nostra distanza con la classe politica, ma è anche colpa nostra. Anche noi, il cittadino comune si è appiattito, non prendiamo come modello la crisi. Qui lui avrebbe dovuto fare un quarto capitolo, il cittadino dal 70 al 2010 non è cambiato. Protesta a parole, ma a fatti non ha protestato. È intervenuto raramente per cercare di cambiare la scelta e il modo di scelta della classe politica. Lo stesso problema delle pari opportunità, per cui oggi giustamente ci tediano. Qui ricito ancora Bobbio, ma potrei citare
prima di Bobbio ciò che dice il Vangelo. La legge è frutto del modo di pensare delle persone. La legge non cambia le cose se non le cambi tu, come modo di pensare, come approccio culturale. La parità non te la dà la legge, la parità te la dà la realtà e te la dà la tua forza interiore. E poi, Signore, la parità dovremmo chiederla a noi. Io non sono alle vostre famiglie, ma in casa mia comandano le donne. Infatti loro hanno assistito prima, ho chiamato mia mamma di 92 anni, sono al Mafamurì. Adesso mi avrà richiamato perché si è riaddormentata, la si ricorda più che mi lava il ciamolo, la si ricorda che mi ha richiamato qui. No. Ma perché uso questi esempi? Cosa voglio dire? Il dato di fatto è, signori, la regione che aveva anche il compito di costruire una cultura civile del territorio, recuperare le origini del territorio. Le origini del territorio non sono la rosa camuna, non pigliateci per il culo. I comuni erano 1200, non sono mai stati rappresentativi della Lombardia. Le origini comuni significa anche capire che il nome Lombardia nella storia moderna non l'hanno coniato gli italiani e i lombardi, l'ha coniato, pensate, sotto il Ducato Asburgico di Milano, siamo nel 1730, colui il quale era il governatore della Lombardia, che diede il nome al territorio di Milano di Lombardia. Bergamo e Brescia non sono Lombardia, erano territorio, bisogna avere il coraggio di dirle queste cose, erano territorio di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia. La Lombardia si identificava con la vecchia diocesi di Milano, che era molto più estesa rispetto ad adesso e via di questo passo. Ebbene, la Lombardia significa anche ricostruire quello che è stato il suo grande patrimonio. Non c'è solo Venezia sull'acqua, Milano è costruita sull'acqua, noi ce lo dimentichiamo, cioè ce ne accorgiamo quando esce il Lambro da un lato, oppure a Sant'Agostino i fontanili riescono perché si usa meno acqua, ci sono meno industrie nel milanese e inondano la stazione della metropolitana. Beh, ma la cultura delle acque in Lombardia a livello ufficiale non è mai stata perseguita. Vi è ancora il magistrato delle acque che risiede a Parma. E anche questo sarebbe uno dei compiti in base alla Costituzione di stretta pertinenza regionale, quello della tutela e del controllo delle acque. Secondo un'interpretazione che danno alcuni costituzionalisti, tra cui quello famoso che lo volevano Presidente della Repubblica, senza citare il nome, al posto di Napolitano. Un certo gruppo di forze. Allora, questo, non vi è una cultura del territorio. La regione doveva costruire questa cultura. Chi riesce a costruire, anche qui però non tutti allo stesso modo, una cultura del territorio? L'unico organo che è veramente rappresentativo del territorio, che oggi è bistrattato in tutti i modi, il municipio, il comune, vi è qualche comune che riesce meglio, qualche comune che riesce male, qualcuno che manco si impegna. Però i comuni rappresentano in questo momento uno dei pochi baluardi e momenti di tutela della storia, della tradizione, della memoria di un territorio. E anche questo è un altro segno di una regione che ha fallito nei suoi compiti. È un libro che vi invito ad andarlo a leggere, possibilmente non prima di addormentarvi, se no vi incavolate, di leggerlo nei momenti di tranquillità e di serenità, 10 pagine alla volta, poi mandare a Ramengo Negro perché ogni tanto si addentra col suo tecnicismo e allora ci vuole un altro vocabolarietto per capire cosa vogliono dire alcune parole o alcune tabelle che fanno delle comparazioni che se tu non sei un docimologo o meglio uno studioso di demografia politica ti trovi in difficoltà a identificare. Ma è un libro estremamente utile perché ci fa comprendere un'occasione persa che però può essere recuperata partendo dalla rappresentanza politica.